Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, è stato ascoltato stamattina nella Commissione Consiliare Speciale per le Universiadi. Cantone ha illustrato il sistema dei controlli che ripropone il metodo adottato per l'Expo di Milano. Io credo che per quanto riguarda la questione degli impianti sportivi, tutto sommato i ritardi sono stati colmati, nel senso che gli impianti sportivi che dovrebbero servire alla manifestazione saranno certamente o 99% pronti entro i termini previsti, per cui il tema degli impianti sportivi credo che in gran parte sia superato. Tutti sapete invece il grande problema non riguarda assolutamente gli impianti sportivi, ma riguarda la sistemazione degli atleti. Su questo specifico punto, però, intendo dire che, pur essendomi espresso, diciamo, in cabina di regia a livello nazionale su quali sono le mie idee, più da cittadino che non da presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si tratta però di una scelta di tipo politico. Durante la seduta sono state esposte le diverse posizioni da parte dei consiglieri, mentre il direttore generale del comune, Attilio Auricchio, ha fatto il punto della situazione. Dice, per scelta del CONI abbiamo ritenuto opportuno non partecipare a riunioni con nessuna valenza decisionale, cioè lì dove non si decide ed operativa, prima della certezza dell'evento. Quindi ancora, se siamo nel mese di giugno, alla fine di giugno, c'è il grande dubbio del CONI che le Universiadi si facciano. Noi invece, come Consiglio Comunale, abbiamo espresso la volontà ed abbiamo la certezza che le Universiadi a Napoli si devono tenere. Il governo ai massimi livelli ha dato un messaggio chiaro. Il governo c'è, il governo è certamente motivato a sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa del paese, non è un'iniziativa locale. E la visione classica dei soggetti, come ha ricordato il presidente Cantone, ha dato senz'altro, diciamo, un messaggio chiaro. Settembre 15, convenzione, fee 20 milioni da pagare alla FISU, tutto settembre 15. Bene, aprile 16 la regione ha istituito con legge regionale l'agenzia con la finalità dell'attuazione. A dicembre del 17 il governo nella manovra di bilancio di fine anno ha commissariato le università. Il prefetto commissario si è insediato e ha fatto una prima domanda. Bene, ok, dove sta il villaggio? Perfetto, ha convocato l'ARU, l'ARU gli ha detto il villaggio al porto. Benissimo, ha convocato il comitato portuale, ha convocato l'autorità portuale e ha detto fatemi vedere il progetto. Ebbene, il progetto in 2 anni non c'era e non c'è ora. Il tema delle navi è un tema che sembra semplicemente io prendo una nave, la attacco con la fune al molo e ho risolto il problema del villaggio. Questo è, mi permetterà il Presidente, però questo è accaduto nella narrazione anche all'ultima cabina di regia. Sembra che il problema del porto sia trovare la nave, mettere 3.000, 4.000, 2.000, 5.000, quello che vuoi al porto, significa dotare il porto di una serie di servizi che consentono di fare ciò, comprese le casette, perché in un disegno a matita che in 2 anni l'ARU è riuscito a fare per lo studio di fattibilità delle navi al porto, erano previsti addirittura container a 4 piani nel piazzale Razzi, che tutti quanti voi conoscete, che peraltro incredibilmente è dotato non di elettricità, non di impiantistica idrica, quindi no corrente, no acqua, no fogne, no niente. Sul possibile utilizzo del Collegio Ciano, l'ex area NATO, per alloggiare gli atleti, il direttore generale Auricchio ha chiarito che la spesa per quella soluzione, stimata intorno agli 80 milioni di euro, sarebbe stata troppo elevata. La Mostra Oltremare, mentre stiamo discutendo, ospita la incredibilmente fiera della casa. Ci sono 75 stand e 20.000 persone che ogni giorno, mentre ne parliamo, arrivano alla Mostra Oltremare. Ha il principale impianto idrico della città, è incredibile. Il 75% degli atleti di Napoli va in impianti che sono raggiungibili a piedi dalla Mostra Oltremare. Bene, abbiamo il 75% lì, più il 15% che è dentro la Mostra d'Oltremare.
La questione dell'accoglienza sarà infine discussa nella cabina di regia del 13 luglio. Io stamattina ho trovato grande disponibilità e soprattutto assenza di divisione. Mi fa piacere aver rilevato che tutti i partecipanti, al di là di accenti diversi, però hanno tutti lo stesso obiettivo, voler fare le universiadi. Quindi io sono molto soddisfatto di questa passeggiata e soprattutto del clima che ho trovato in questa commissione comunale. Credo che per quanto mi riguarda sia stato utile anche per avere conferma che c'è un interesse vero a che si vada avanti. Insisto nel dato, una mia esperienza precedente per quanto riguarda Expo, è indispensabile che ci sia l'accordo di tutti per riuscire a ottenere il risultato finale.